Roberto Calabrese buongiorno. Circa. Buongiorno. Ah, buongiorno, come state? Bene. Bene. Allora? Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Rinnega tuo padre, rifiuta il tuo nome, o se non vuoi farlo, legati al mio amore ed io non sarò più una Capuleti. E allora le famose parole che tutti avete riconosciuto di Giulietta, Romeo e Giulietta, Shakespeare, però dette da Roberto, che è un maschio, peraltro sposato da poco. Infatti, esatto, nel passato, in molte società, il mestiere dell'attore era riservato soltanto al maschio. Per una femmina era disdicevole andare in scena a fare l'attrice. Parliamo di antica Grecia, Roma antica, Medioevo, e anche in Inghilterra, nell'Inghilterra elisabettiana, non si poteva, la femmina non poteva, no? Divieto di recitare nei teatri. Shakespeare in Love, bellissimo film che parlava di questo. Non so più cosa sono, cosa faccio, or di fuoco ora son di ghiaccio. Ogni donna cangiar di colore, ogni donna mi fa palpitare. Gli appassionati di opera lirica avranno sicuramente riconosciuto le parole di Cherubino nelle nozze di Figaro di Mozart, un ruolo di un ragazzo per cui Mozart aveva previsto una voce di donna. Nell'opera lirica, fino al 700, c'era il divieto per le donne di esibirsi in palcoscenico. E quindi i ruoli femminili erano affidati a uomini per lo più castrati, no? Ma si pensava per altre parti degli adolescenti, ma anche dei giovani amanti o degli dei, fosse più adatta la voce femminile di quella maschile. La voce maschile era ritenuta volgare. E a proposito, maestrino, mi fa venire, mi sembra di stare calmo con sta musichetta. Oh, un attimo di calma nella vita. A proposito di donne in abiti maschili, vediamo una strepitosa Mina. Al cui firma questo Mille Luci 1974, dove Mina, meravigliosa, ballava. Mina vestita da uomo e Carrà faceva la donna. Mi sposto verso il maestro. Maestro, una musichina, prego. Come la vuole. Per come le pare, poche chiacchiere. Su. Allora, Jerry, com'è andata? Ho tante cose da dirti. Cosa è successo? Mi sono fidanzato. Congratulazioni. E chi è la fortunata? Io. Cosa? Osgood mi ha chiesto la mano. Pensiamo di sposarci a giugno. Ma sei diventato pazzo? Non puoi sposare Osgood. Troppo vecchio, vero? No, dimmi che stai scherzando. Perché no? Sei già sposato 7-8 volte. Ma non puoi sposare Osgood. Sei un uomo. Un uomo? Ora dimmi perché un uomo dovrebbe sposare un altro uomo. Per sistemarsi. Grazie, questo delizia, un frammento dalla sceneggiatura di Billy Wilder, A qualcuno piace caldo, film che tutti ricordiamo, dove c'era Jack Lemmon e Tony Curtis che travestiti si fingevano due meravigliose musiciste, una straordinaria Marilyn, e la battuta finale ve la ricordate? Nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto, e non sono neanche perfetti questi due che andiamo a vedere subito. Voglio fare i complimenti.